ha un inserimento in curva che è devastante. Compostissima, ragazzi, ti fa guidare come un pazzo questa macchina, nonostante siamo su un asfalto bagnato. Guardate la tenuta. Bentornati su Officina del Pilota. Oggi Hyundai i30N. Se vi ricordate, anzi se non vi ricordate, vi lascio una bella scheda qui in alto a destra. Tempo fa abbiamo fatto una Hyundai i20N col cambio manuale, una macchina che ci è piaciuta tantissimo, e abbiamo messo un titolo che diceva la migliore del suo segmento. Ebbene sì, sarà anche la i30N la migliore del segmento C e delle trazioni anteriori? Lo scopriremo in questo video, ve lo diremo alla fine di questo video insieme a Marco Della Monica, test driver della macchina insieme a me e anche compagno di salottino. Sappiate anche che questo video è sponsorizzato da Carfax, di cui parleremo tra un pochino. Ora, tornando alla Hyundai i30N, se ne volete comprare una, sappiate che costa tra i 40 e i 45 mila euro. Però se ne cercate alcuni esemplari di tipo del 2018, del 2019, li potete trovare tra i 23 e i 25 mila euro. Sempre utilissimo fare una chiacchierata col proprietario, farvi dare tutta la documentazione e magari provarla anche su strada. Oltre a questo, vi consiglio di farvi fare un controllo anche con Carfax. Con questo controllo vai ad inserire la targa nel portale e puoi farti controllare se sono stati segnalati dei danni o delle incongruenze di chilometraggio nel loro database, come per esempio ho fatto io di recente, 2 mesi fa, quando ho comprato la mia Audi S3. Vi ricordo che con Carfax potete anche verificare se ci sono ipoteche sulla vettura o dei vincoli amministrativi. Consiglio mio, controllate sempre queste cose prima di comprare un veicolo. Se ti fa piacere, qui sotto in descrizione ti lascio un codice sconto del 20% sul report che puoi farti fare da Carfax per il tuo futuro acquisto. Andiamo a bordo. Di oggi questa è una di quelle che a mio parere suona meglio. Eravamo curiosissimi di provarla, sai che io circa un anno fa feci la i20N, sì, ho visto. Una macchina che ci è piaciuta da morire. Vi presento il grandissimo Michele, che è venuto da Bolzano addirittura a farci questo regalo magnifico qui in Abruzzo. E così a primo impatto, appena mi sono calato nell'abitacolo, ho risentito quel DNA che regala la Hyundai i20N, una posizione di guida perfetta alla perfezione. A differenza di quella lì, qui abbiamo 2 pedali, però un doppia frizione a 8 rapporti, un cambio che ero veramente curioso di sentire. Mi piace perché posso frenare col piede sinistro, dare gas, essere molto preciso sul volante e avere questa frenata che io adoro fare con il piede sinistro. Dunque, il doppia frizione me lo aspettavo un po' più pronto in scalata, mentre in cambiata ti dà quel calcetto, come dice Marco, è una deroga al comfort che ti fa capire dov'è il culo della macchina, anche se qui siamo su una trazione anteriore, quindi diciamo che il posteriore rimane sempre molto composto e stabile. Ecco, in scalata invece mi aspettavo un po' più di velocità nel momento in cui io vado a schiacciare il paddle. Non è proprio così. Il proprietario Michele mi ha detto che l'impostazione era al livello massimo. Il lavoro del differenziale autobloccante elettronico è perfetto. Di coppia? Porca miseria se ce n'ha! Posteriore lascio il gas, quindi sto guidando come un asino e guardate, nonostante l'asfalto bagnato, il comportamento del posteriore di questa macchina che segue perfettamente l'avantreno. Mi
mi ricorda molto la mia Trophy, anche se questo telaio è ancora più estremo. Mamma mia, questi coreani che hanno fatto. Più gli dai gas con dolcezza, più la macchina trova il suo equilibrio. Bella la frenata, assolutamente, anche se qui abbiamo un monopompante, se non erro, da 360 mm, vediamo in uscita curva. Di velocità ne fa di più rispetto alla la 20, eh? Eh sì, sì, sono 80 cavalli in più. Questa vettura è il risultato di trofei vinti a palate in tutto il mondo. La Hyundai ha un programma customer racing tra i più effervescenti, tra i più attivi e soprattutto tra i più frequentati, e questa è una vettura che è stata deliberata da un grandissimo pilota, anche da un grandissimo pilota italiano che si chiama Gabriele Tarquini. Qui dentro c'è tutta l'expertise, il punto di vista di un pilota da corsa che ha reso non troppo estrema, ma assolutamente focalizzata, una macchina stradale come la Hyundai i30N. Cristo santo, se si arrampica. Merda, ragazzi! Madonna, che macchina! Mamma mia, mi sto facendo gli auto complimenti. Cos'è questa vettura? È coesa. La cosa più bella di questa vettura è una connessione estrema con la strada, e tutti gli elementi che io considero fondamentali in una macchina come queste, che sono il freno, lo sterzo, l'erogazione del motore, sono tutti elementi che rispondono presente al massimo livello qualitativo, soprattutto quando li chiami, soprattutto quando sei impegnato in una guida un po' più effervescente. Questo motore, ecco, rende tutto un po' più elastico, più fruibile nel momento in cui io voglio spalancare il gas a centro curva e avere quella spinta che magari nel modello più piccino non dico che manchi, ma quando aumenti il ritmo senti il bisogno di qualche cavallo in più. Sì, qui sì. Sinceramente ve la faccio sentire un attimo, giù tutto di prima, motore super lineare, non dà l'idea che sia un turbo, spinge in maniera molto molto progressiva, è strafluido e di velocità, come potete notare, ne fa. Il motore Hyundai ha uno sviluppo della potenza, coppie della potenza, molto simile al motore Renault, cioè ci sono i quattro cilindri VAG, per esempio, sono motori che ti danno subito la spinta. Hanno la stessa coppia, ma ti danno subito la spinta e quindi ti portano a elettrizzarti subito. Wow! Soprattutto sui bassi. Sui bassi. Sui passi. Io apprezzo di più una curva di coppia che si sviluppa lungo tutto il regime di utilizzazione, quindi non esprime carattere, non si acutizza su dei range di utilizzo più ristretti, ma me la trovo spalmata su tutto il range, perché io alla bomba che poi si appiattisce preferisco la progressione. Certo. Ecco, Hyundai c'ha una bellissima progressione. Auto moderne, parliamoci chiaro, se vogliamo aprire, sembrano tutte aspirate col turbo. Esatto, il concetto è che il tuning, io quando sento parlare di preparazione di macchine, fare veramente un intervento di tuning fatto bene, equilibrato, ci vuole tanta competenza e tanti soldi. Raga, questa sembra una trazione integrale sta macchina. Esatto. E lì dietro? Che cosa succede? Merda! C'ha un inserimento in curva che è devastante. Ah, bellissimo inserimento, sì. Pochissimo sotto sterzo. È compostissima, ragazzi, ti fa guidare come un pazzo questa macchina. Io toccherei i punti nevralgici per la mia emozione di guida, che ti dico che rispetto alla i20N ho sentito un po' più di cavalli, un po' più di spinta, è la cosa che mi mancava lì, qui invece l'ho ritrovata, quindi mi è piaciuta un po' questa cosa. Avrei preferito il cambio manuale, sicuramente, anche perché la i20N fa il rev match. Ti ricordi il video, l'hai visto, quello della 20? Sì, sì, sì. Ok. Coppia quanta ne ha, Marco? La coppia è di 395 Nm, 392.
poi esteticamente, Marco lo sa, io l'occhio vuole la sua parte, io sono proprio un esteta, per me il bello vende, il bello ti convince, il bello che non balla non mi è mai piaciuto, cioè non ho mai amato i badge M sulle BMW se poi sotto non c'era il 3002 dell'M3, no? Per farti un esempio, per cui la macchina deve spingere forte, il cuore pulsante, il motore per me è la prima cosa, però poi deve essere anche bella, perché proprio mi emoziona di più sapere di essere dentro una macchina esteticamente bella. Questa non mi fa impazzire, non va arrabbiate ragazzi, sono gusti, l'abbiamo detto e ridetto mille volte, però non è proprio lo stile di macchina che piace a me. La tua Megane RS Trophy mi fa impazzire, la trovo molto più sexy. Allora, tocchi un argomento che è estremamente soggettivo, no? Io sono, ti seguo a ruota perché da una parte mi intriga molto l'idea di un corpo, di un'estetica dissimulata. Mm. Questo fatto che tu cammini per la strada, ma sotto c'hai una macchina, un missile, una macchina molto nevrile, pronta a tirarti una capocciata sul naso, e non diresti, no, è intrigante. Devo dire che però che mi piacerebbe vedere da Hyundai un prodotto che richiami un po' l'origine del suo posizionamento, perché Hyundai ha scelto di riposizionarsi sul mercato occidentale proprio utilizzando in maniera massiccia il motorsport. Mm. E quindi un richiamo alle spalle larghe del TCR, why not? Bella è quella versione lì, bella muscolosa. Sì. Bella, sì, sì. Bella e molto efficace. Era previsto, perché dalla Megane RS poi le competitor, ne abbiamo parlato, sono più di una, tra cui la Civic Type R e la Hyundai 30N, sì. Quindi arriverà anche la Civic. Io non vedo l'ora di montarlo e farlo uscire, perché se tu ti ricordi, mamma mia, io ho goduto tanto in quella prova lì. Diciamo che tremare. Non è possibile! Che cos'è? Sì. Possiamo spoilerare questo. Ok, tremavo di piacere. Senti Marco, ok, questo primo punto perfetto, quindi l'estetica è un discorso assolutamente soggettivo. A questo punto vorrei toccare il tasto dei tre punti di contatto famosi e dello sterzo. E soprattutto lo sterzo, è la prima volta che trovo uno sterzo paragonabile allo sterzo della Megane Trophy. Finalmente uno sterzo che mantiene la sua consistenza alle alte velocità e nello stesso tempo che ti dà la totale, assoluta fiducia, perché ti trasmette camionate di feedback in tutte le velocità, soprattutto ti dà la nettissima sensazione chiara, trasparente, di dove stanno le ruote quando stai forzando il ritmo, a che cosa soprattutto passa sotto le ruote, quindi ti trasmette informazioni a quantità industriali. Senti quanti avvallamenti, senti quante sconnessioni, vedi anche la strada come si sviluppa, destra, sinistra, sali, scendi, trasferimenti di carico, c'è tutto qua dentro, ed è proprio questa la strada esatta per una macchina del genere, è una strada esatta per mettere alla prova la tecnica che è stata sviluppata dagli ingegneri coreani di Hyundai, che hanno fatto un lavoro sopraffino, è una macchina estremamente raffinata. Sì, sì. Differenziale elettronico, non mi sono mai piaciuti. Non mi sono mai piaciuti perché per essere veramente funzionanti e per funzionare bene devono essere settati bene, quindi ci deve essere un lavoro dietro anche di elettronica, ok? Sopraffino, ce l'abbiamo. Certo. Il telaio è presentissimo. È piuttosto rigido, ma è un telaio molto regolabile, perché ha un sistema di settaggio del suo setup molto ampio e molto raffinato, considerando anche il segmento di cui parliamo. Stiamo parlando di un segmento C sportivo. Ha le sospensioni regolabili, sospensioni che si interfacciano con la regolazione, la mappa del motore, che ovviamente presenta tre tipologie di setup: la più normale, una tipologia un po' più estrema, che è un po' più sportiva, che è appunto la sport, e infine la tipologia race, che direi è perfetta per la pista più che per la strada. E poi tutta a seconda di queste tipologie si vanno a regolare sia le sospensioni
che lo sterzo, che la risposta all'acceleratore del motore. 180 km orari, giù tutto, ragazzi, grande fiducia anche nella frenata, che la stiamo provando. Ok, sì, è anche qui come sull'I20N, caro mio, se vuoi guidare forte con questa che te lo permette, perché è facile e intuitiva, un impianto frenante maggiorato serve assolutamente. Sì, sì. Potrebbe essere l'unico upgrade da fare su questa macchina. Assolutamente. Perché per come è stata concepita non hanno sbagliato nulla, secondo me. Poi c'è questo scarico che è veramente cafone, questo sound e questo suono roco, e alla fine in rilascio questi scoppietti così proprio presenti, che proprio si mettono lì petto in fuori a guardarti negli occhi. Che meraviglia! La macchina a me non fa impazzire, a me piacciono le linee filanti e anche più rotonde. Questa è troppo squadrata, forme geometriche troppo accentuate, non mi fa impazzire nel complesso la macchina, non la trovo una bella macchina. Però ha talmente tanti pregi questa macchina, soprattutto nella guida, che è impossibile non amarla. Se ci concentriamo solo sull'aspetto dinamico e sulle prestazioni assolute che sono in grado, che questa Hyundai i30 è in grado di erogare, stiamo parlando del top, perché è una macchina veramente fantastica. Difficile trovare un punto debole. Per trovare i punti deboli, che sono assolutamente soggettivi, possiamo pensare ad una estetica troppo understatement, cioè è un'estetica troppo di basso, vuole mantenere un basso profilo. È tra le tre migliori hot hatch in assoluto del commercio oggi. Hai avuto la sensazione che ti proietta fuori dalle curve con una certa trazione? Mostruoso. Allora, siamo arrivati con Michele un po' lunghi, sì, su una curva assolutamente dentro il range di sicurezza. Però sono arrivato un po' lungo su una curva. 180. Ho dato una frenata, ho sterzato, la macchina mi ha tranquillamente seguito. È facile da guidare, vero? Molto, perché? Aerodinamica. Faccio delle cose con questa che con la Megane, sì, le puoi fare, ma devi avere il culetto un po' più stretto. Tu con che parli? Cioè, tu parli con la vettura. Vero. Attraverso quale appendice parli con la vettura? Lo con sterzo. Lo sterzo e con i freni. Certo. Quindi quando c'è uno sterzo che ti racconta ciò che passa sotto le ruote anteriori della vettura, mm-hmm, e questo te lo riporta in maniera puntuale, mm-hmm, ecco che non è facilità, certo, ma è fiducia. Perché questa macchina ha quella caratteristica che adoro nelle hot hatch moderne, cioè è una macchina che quando la guidi a 120 all'ora si comporta in un modo, la guidi a 190 all'ora si comporta uguale, non si comporta in un altro modo. Perché? Perché è costruita con anche delle soluzioni più raffinate e costose. Certo, questa è una grande caratteristica. La Renault ha risparmiato su alcuni comparti e ha compensato con la sua capacità di costruire telai di altissimo livello. Però che cosa vuol dire? Che la macchina si comporta a 120 all'ora in un certo modo, parliamo su strade così, si comporta a 160, 170, 180 all'ora in un altro modo, ed è il modo che coincide con il carattere, ok? Quindi è una questione assolutamente di gusto. Ma se noi vogliamo parlare, se noi vogliamo parlare in maniera oggettiva e vogliamo dire qual è la vettura più efficace tra le curve, questa è più efficace, nel senso che è molto più costante, come quando proveremo la Type R. Domani, Marco. Domani. Tu sei già scordato? Ah, è vero, domani. Ecco, domani proveremo la Type R. Fai un bel pescetto che c'è un po' di fosforo. Ho bisogno di fosforo. Ma io dico le cose spesso. Devi parlare di cose. Io non me levo dalla testa che sta macchina dovevano fare 4x4. Perché non sono d'accordo con te. Segmento C. Segmenti C4x4. Sono segmenti, diventano innanzitutto. Quindi tu devi sempre. Tu ti spiego come funziona. Fantastico. E poi trovi ingegnere. No, tu sei di spalle. Ah, tu sei l'ingegnere di spalle e di la macchina. E parli col pilota. E fai. Ora dobbiamo vendere. I soldi su questo. Da un carrello. Devi prendere le cose migliori che puoi. Ma vabbè, basta, il contenuto è finito, è pieno di roba tecnica. Sei soddisfatto? Sì, ma la macchina. Ma mi ringrazi che ti ho portato qua. Bella, e ti dico che. Ah, aspetta, no, parlavamo degli interni. No, parlavamo delle. Cazzo.
Dove sta il mio telefono? Lo dico sempre ai venditori, non descrivete il prodotto che vendete, raccontatelo, che è completamente questa differente. Dobbiamo raccontarci. Basta, questo deve andare. Bello, chi? Tu come vai a casa? Ma dai, non scherzo e fate sta zitto. Chiudiamo, penso, il discorso, cari ragazzi, della Hyundai 30N, e spero sia piaciuto il video, e se è piaciuto metti like. Assolutamente. Ecco perché la Type R, che viene prodotta solo ed esclusivamente col cambio manuale, o no? Solo col cambio manuale? A me ha lasciato proprio una roba dentro che io sono il tipo che metabolizza, che rimugina, ancora ci penso dopo un mese. Ma se io lo dico da sempre, sul mio personalissimo cartellino la Type R è la prima al mondo. Delle anteriori, è sempre stata così, sia sul blog ho scritto quando le ho provate, sia adesso scriverò quando abbiamo provato, quando uscirà il video. Ovvio che c'è anche tanto altro. Honda, ma certo, ne parleremo. Honda, quando progetta la vettura sportiva, arriva a un livello di dettaglio irraggiungibile da qualsiasi altro costruttore, irraggiungibile, punto. E con questo ultimo appunto di Marco Della Monica, che se volete potete seguire, mi raccomando, sul suo profilo Instagram, sul mio canale MDM, vi lasciamo, che sta crescendo, e bene, e vi facciamo venire l'acquolina in bocca per il prossimo contenuto che faremo insieme, sempre su strada, ma anche qui nel salottino della Civic Type R, che è una serie limitata ed è la prima di altre sorprese che arriveranno sul canale. Esatto ragazzi, ok, iscrivetevi, perché questo è il riconoscimento più grande. Se vi è piaciuto fatecelo sapere anche attraverso i commenti, perché saremo lieti di rispondere. Ok, ciao dottore, grazie. Oh, prossimo video tra una settimana si riparte, eh? ciao. Sono andato troppo forte? No, sei stato bravissimo. Sei divertito? Divertito da morire, tantissimo. Fa piacere, dai. Volevo stringere la mano e farti i complimenti. Ma grazie a te veramente, grazie per averci portato sto gioiello meraviglioso. Proprio quello che mi aspettavo, la passione che trasmetti. Me l'hai trasmessa qua in questa prova. È un onore, grazie. Iscrivetevi al canale. Ecco, a posto. Obbligatorio. Ciao amici miei, ciao. Vi adoro, vi adoriamo, ciao.